Vi do il benvenuto nella pieve di San Pietro Apostolo, in San Pietro di Feletto. Ho usato questo termine, che è il termine più proprio, pieve, non è una semplice chiesa. Pieve indica il popolo di Dio, la plebs. Una pieve rurale, cioè in un luogo, in un territorio di campagna, circondata anche attualmente da vigneti del Prosecco. Qui convergevano fedeli da un vasto territorio. Pieve poi ha anche una dimensione liturgica, era la chiesa battesimale per questa gente. Il popolo convergeva qui non solo per il battesimo, ma per tutte le celebrazioni caratteristiche della liturgia cristiana. Possiamo dire che in questa chiesa, dagli affreschi che essa possiede, si vedono tutte le fasi della vita cristiana, a cominciare dal già nominato battesimo, per poi arrivare in fondo alla celebrazione dell'Eucarestia. Quindi dall'inizio, potremmo dire, fino al suo compimento massimo. All'interno di questa chiesa ci sono cicli di affreschi che non ci parlano solamente della vita cristiana in tutte le sue dimensioni, in tutti i suoi aspetti, ma che ci parlano interamente della realtà, dall'inizio, dalla creazione, fino al giudizio universale. Cosa bella di questa chiesa sono infatti questi cicli di affreschi, cioè delle riflessioni che poi hanno trovato una espressione iconografica, che si possono anche ancora vedere e che sono fonte di catechesi per la gente. Pensiamo anche al prossimo anno della fede, la catechesi che si può fare con il ciclo del credo che qui è presente. La Pieve di San Pietro di Feletto è una delle chiese più antiche della provincia di Treviso e della diocesi di Vittorio Veneto, che è arrivata a noi nella sua struttura originaria, o quasi, ed è anche monumento nazionale. Una chiesa catechismo, una chiesa alto-medievale, ricca di affreschi, che hanno avuto però una storia piuttosto travagliata. La chiesa comincia ad essere affrescata a partire dalla fine del 1100, all'inizio del 1200, fino alla fine del 1400. E questo proprio perché era la chiesa battesimale, per lungo tempo, più importante del territorio. Alla fine del 1400, quando tutta la zona passa politicamente sotto la Repubblica di San Marco, si sviluppano altri centri, altre strade e quindi piano piano l'importanza di questa pieve decade. Gli affreschi che vengono dipinti nell'arco di questi tre secoli hanno un filo conduttore comune. Rappresentano tutti la chiesa di Pietro, quindi la chiesa cattolica romana. E Maria viene sempre identificata come madre e icona della chiesa. Gli affreschi più antichi sono quelli dell'abside, che però si trovano in tre strati di intonaco dipinto, ovviamente di tre epoche differenti.
Questo capitava abbastanza spesso nelle chiese antiche, perché durante le grandi epidemie, soprattutto di peste nera, ma anche altre terribili malattie come il colera o il vaiolo, le chiese spesso diventavano dei lazzaretti. Quando l'epidemia passava, si disinfettava la chiesa passando una mano di calce sulle pareti e poi si ridipingeva, ovviamente, se c'erano i fondi e l'opportunità. Purtroppo gli affreschi dell'abside sono piuttosto rovinati, perché nella seconda metà del 1700 si è inserito questo bell'altare ciborio in marmo bianco e rosso, e quindi si è sfondata l'abside per farcelo stare. È stato tutto dipinto intonacato di bianco, per cui dalla metà del Settecento fino al 1952-54, anni dei restauri radicali della Chiesa, sono tornati appunto alla luce. E rappresentano Maria e Pietro. Maria sta alla sinistra del Cristo Pantocrator e Pietro alla destra. Sotto queste tre figure c'era tutta la cerchia dei dodici apostoli, e nello strato più antico, proprio l'ultimo, doveva esserci una cerchia di santi e sante, perché lì nell'abside è rappresentata la Chiesa del Cielo, la Chiesa trionfante, la Chiesa apostolica, ovviamente in posizione verticale. Nel 1300 si ridipinge lo stesso soggetto. Nel 1400 si ridipinge di nuovo, ma abbiamo soltanto dei piccoli frammenti di intonaco. Questi tre intonaci sovrapposti si vedono anche nella, chiamiamola, confusione di fregi che corrono lungo gli archi dell'abside. Interessante è l'affresco al di sopra dell'arco santo, che appartiene al primo periodo e rappresenta alla sinistra il sacrificio di Caino e Abele e alla destra l'Annunciazione, cioè alla sinistra si sta preparando il primo delitto della storia dell'umanità, praticamente la guerra fratricida dell'uomo contro l'uomo, e alla destra è rappresentato il primo momento della salvezza. Poi abbiamo gli affreschi della parete di sinistra. Però fino al 1950 erano ricoperti dal grande ciclo pittorico del Credo, che attualmente si trova sul lato destro della chiesa, dipinto tra il 1460 e il 1470. L'affresco più antico è il grande San Cristoforo, che però è acefalo perché probabilmente ha perso la testa durante il terremoto del 1873, che ha rovinato buona parte della chiesa. Accanto a lui Elena Imperatrice, madre di Costantino, è dipinta incinta proprio perché è stato grazie all'editto di Costantino che ha chiuso il periodo delle persecuzioni contro il cristianesimo che il cristianesimo ha potuto diffondersi anche nelle aree extraurbane dell'impero, ormai in decadenza. Poi abbiamo tre scene della vita di Cristo: una crocifissione, l'Annunciazione e la Natività con adorazione dei magi.
il quadro dell'Annunciazione presenta l'angelo che si presenta a Maria con le due dita alzate e in quel momento Maria diventa madre di Cristo ma anche madre della Chiesa. E la Chiesa si trova sullo sfondo di Maria, proprio quella costruzione architettonica che rappresenta la Chiesa, e accanto a lei c'è San Pietro con la grande chiave. Nella crocifissione ugualmente c'è il Cristo in croce, non ha ancora la corona di spine, che nell'iconografia verrà un po' più tardi, però con le due mani abbraccia, ricopre sia Maria sia Giovanni. È il momento in cui infatti Cristo affida Giovanni a Maria e Maria a Giovanni. Quindi Maria diventa madre di un figlio nuovo che non è Gesù Cristo, quindi madre della Chiesa. Alla destra invece la bellissima Natività con adorazione dei magi, ancora di influsso bizantineggiante, molto orientale. Poi abbiamo il grande ciclo del Credo. Questa è una rarità, una decina d'anni fa è stato appositamente studiato dall'Università di Grenoble, il Dipartimento di Storia della Chiesa, che in un loro programma di studio sulle chiesette dell'arco alpino si sono imbattute in questi 70 metri quadri di affresco che rappresentano il Symbolum Apostolorum, cioè la formula più antica del credo, quello della Chiesa di Roma, dei primi secoli del cristianesimo. La rarità è che è dipinto in forma scenografica e in Italia abbiamo soltanto due o tre esempi, sempre coevi, nella città di Siena e qui da noi. È il credo secondo il commento di Rufino di Aquileia, quindi sono 12 quadri, alla base di ogni quadro ci sono due personaggi, a sinistra i profeti dell'Antico Testamento che avevano in qualche modo prefigurato quel punto di fede che poi gli apostoli nell'edicola di destra hanno pronunciato, quindi è proprio il manifesto della Chiesa Cattolica Romana. Ci sono delle soluzioni molto particolari per insegnare al popolo anche dei punti teologici piuttosto complicati. Per esempio nella seconda scena del battesimo di Cristo, credo in Gesù Cristo, suo unico figlio, Cristo è inginocchiato nell'acqua del Giordano e attorno a lui tanti pesci. Quelli sono i fedeli che immersi nell'acqua del battesimo avranno la vita eterna, oppure come nella scena della Natività, Maria che non guarda neppure suo figlio, si tiene il capo con la mano in segno di dolore, perché il bambino nella culla è già visto nella prospettiva della sua morte, infatti il bambino è avvolto nelle stesse bende del Cristo che si vede nel sepolcro del quadro successivo. Qui appunto è la formula del credo che confessa che Cristo dopo la morte è sceso agli inferi per liberare le anime dei giusti che erano morti prima di lui, il paradiso infatti era chiuso. E l'altra scena è quella dell'ascensione in cui si vede che Cristo si alza da quella collinetta lasciando le impronte dei piedi, quindi è salito al cielo con il corpo, siccome il corpo pesa era un escamotage, ecco, per insegnare al popolo che Cristo è salito in anima ma anche in corpo. L'ultimo affresco in ordine cronologico all'interno della pieve è la cappella del Fonte Battesimale dedicata a San Sebastiano, dipinta alla fine del 1400,
probabilmente in segno di ringraziamento per la fine di un'epidemia di peste, e racconta la leggenda aurea di San Sebastiano secondo Jacopo da Varagine. Sotto gli archi, da una parte i principali profeti dell'Antico Testamento, e dall'altra parte gli evangelisti. E i principali dottori della Chiesa più una Sant'Agata. All'esterno della chiesa, sotto l'ampio portico duecentesco, ci sono degli affreschi che dovevano essere sempre visibili anche in caso di chiesa chiusa, e abbiamo la rara iconografia del Cristo della Domenica o Cristo delle Feste, che risale ai primi anni del Trecento, in cui Cristo è rappresentato centrale, circondato da tanti attrezzi di lavoro. Da questi attrezzi partono delle righe rosse tipo frecce che lo feriscono. Sono tutti lavori che non si devono fare nella domenica, nelle feste comandate. Sopra il portone invece un affresco quattrocentesco, una sacra conversazione con Maria e il bambino, alla sua destra il vescovo Gottardo, e i due santi, San Giacomo Apostolo, vestito da pellegrino, quindi forse qui era una delle tante vie di pellegrini che dal nord Europa andavano verso Venezia per imbarcarsi poi per la Terra Santa o andare a Roma, e l'altro affresco è l'altro santo, è Sant'Antonio Abate. Sulla sinistra l'affresco meno importante dal punto di vista artistico, che presenta un altro Sant'Antonio Abate, protettore degli animali, e la Madonna del Latte che proteggeva le madri con qualche problema di allattamento dei bambini. Per quanto riguarda il campanile, si trova scostato dalla chiesa, dovrebbe risalire al 1300 a forma di torre, quindi aveva delle funzioni che andavano al di là del fatto di essere un manufatto sacro puro e semplice, e nel 1700 è stato coronato dalla cuspide che ricorda la cuspide del campanile di Aquileia, che è stato il centro diffusore del cristianesimo in questa zona del nord-est d'Italia. La chiesa è sempre visitabile, appunto per i turisti, i visitatori, la domenica pomeriggio a partire dalle 3 in avanti, oppure su richiesta. C'è l'associazione Amici dell'Antica Pieve che appunto si interessa delle visite turistiche, e mentre dal punto di vista liturgico la messa è al sabato alle 18 o alle 18:30 a seconda dell'ora legale o meno, e la domenica alle 10:00.